A noi il compito di dare a queste persone giustizia, ai magistrati, ai tribunali della Repubblica Italiana, non vendetta ma verità e giustizia, è quello che serve oggi sapere alla Liguria, e dall'altra come classe politica far sì che questo non accada, costruire quelle infrastrutture che ancora mancano al Paese. Questo credo sia il vero significato di quel giorno, insieme ovviamente all'orgoglio di quel modello che ci fa stare sotto un nuovo viadotto, il Ponte San Giorgio, a celebrare una tragedia che ha portato con sé anche riscatto. Oggi si sente più tranquillo a viaggiare in autostrada? Di 5 anni fa si fida di più, è cambiato davvero? Beh, il management è indubitabilmente cambiato e anche l'azionariato è profondamente cambiato. Oggi dentro autostrade c'è Cassa Depositi e Prestiti, che sono i soldi pubblici dei risparmi postali degli italiani, ci sono fondi di investimento che allora non c'erano, non c'è più quella finanziaria Atlantia che invece era azionista dell'epoca, così come non c'è più il management dell'epoca. Poi le responsabilità dei passati gestori toccano ai magistrati, la necessità che si faccia in fretta e bene, senza bloccare un'intera regione, quei lavori che per anni non sono stati fatti, è la responsabilità del nuovo management, del nuovo governo e anche di noi istituzioni locali, pur senza delega, ma di vigilare per conto dei cittadini. Beh, sicuramente non abbiamo sentito frasi edificanti e comprendo l'amarezza e il dolore dei familiari delle vittime. Quello che abbiamo sentito in quell'aula ha fatto rabbrividire credo tutti coloro che hanno vissuto quella tragedia, ma anche chi l'ha vista da lontano. Dopodiché credo che sia francamente improprio da parte di istituzioni politiche esprimere un giudizio, saranno le corti giudicanti sulla base del lavoro fatto dalle procure, dall'attuale e dal precedente procuratore a dare un giudizio su quello che è accaduto. Mi auguro che sia un giudizio inappellabile, vero e se necessario severo, ma giusto.